disponibili. Vabbè, Campagnaro. Crescenzi. E Crescenzi. I nuovi arruolati tutti? I nuovi, sì, sono tutti arruolati, sono convocati, non sono convocati Selasi e Acosta, no, Acosta è convocato, Selasi e Capelluzzo. Conta solo il cambio dei nuovi, è possibile vedere qualcuno già domani Sì, penso uno solo, uno dei tre. Mazzotta. O Mazzotta o Coda, uno dei due credo, perché siamo un po' corti dietro, manca Campagnaro, sì, presumibilmente più Mazzotta che Coda, perché insomma, così facendo abbiamo la possibilità di avere due terzini di ruolo. Torreira sta benissimo, Mandragora sta benissimo, quindi faccio le mie valutazioni anche in base al tipo di partita che vogliamo fare e potrebbero trova spazio dall'inizio sia uno che l'altro, insomma. Che partita hai intenzione di fare la seconda partita? La nostra partita deve essere sempre la stessa, sia in casa che fuori. Andiamo a Salerno per vincere, questa deve essere la nostra mentalità. Lo è sempre stata. Provare a vincere, poi non è facile in ogni campo e non è facile contro chiunque squadra. È una partita dura, durissima, perché comunque troviamo una squadra che ha cambiato allenatore, quindi l'atteggiamento nei confronti della squadra da parte del pubblico sicuramente sarà diverso. Ci sarà un supporto, un appoggio totale, credo, e in condizioni di difficoltà di classifica, però noi non possiamo farci condizionare da una classifica deficitaria. Sappiamo di incontrare una partita molto molto difficile su un campo ostico, però questo non deve cambiare il nostro atteggiamento, che deve essere sempre lo stesso. Noi andiamo su ogni campo per provare a vincere, poi se gli altri saranno più bravi gli daremo la mano. E giocare bene vuol dire avere più possibilità di vittoria. Poi può capitare pure, come è successo in altre circostanze, che abbiamo Cioè, non giocato bene e vedi Como, vinto, vedi Como, insomma. o anche giocato benissimo e non aver vinto. Quindi non è un fattore direttamente proporzionale a giocare bene e vincere, però sicuramente per quanto mi riguarda hai più possibilità di vittoria. Poi alla fine quello che conta è vincere, e quindi Volevamo io sapere questo. spero che questa squadra faccia un'ottima gara e vinca. Poi, siccome è impossibile, impensabile fare tutte le partite del campionato giocando benissimo e vincendo, sappiamo che ci sono anche partite da vincere in maniera più sporca, perché le condizioni, perché la partita, perché per tanti motivi magari non riesce a giocare bene, anche per bravura degli avversari, però alla fine in quei momenti conta la concretezza, come c'è stata negli ultimi periodi e magari non c'è stata a inizio campionato. Il fatto che non abbiamo tifosi al seguito, questa è una cosa, boh, io la ritengo ridicola, perché boh, sembra che capita solo a noi. Non credo che Salernitana Pescara sia più pericolosa di un Pescara Bari, come c'è stata la scorsa domenica, o di altre. Boh, non lo so. Mi piacerebbe ascoltare le motivazioni di chi prende queste decisioni, perché a mio avviso può essere anche penalizzante in fatto di campionato, perché insomma, quando hai il pubblico, quando c'è entusiasmo, è un pubblico che ti segue e ti sorregge. Sicuramente ti può dare una mano. Il fatto che, insomma, in questo campionato non so quante volte è capitato, sarà capitato 3-4 volte, è già la terza è nostra, quindi c'è qualcosa che non va, non lo so. Cioè le Io non, menti alate cioè non vedo, cioè non dell'osservatore, ve, cioè no, menti alate, no, non vedo la vorresti tifoseria. entrare nella testa di questi No, che decidono? ma sì, no, vorrei capire, Cioè, perché incazziamoci una a quanto volta. si ve, a quanto si vede sembra che la curva pescarese, i tifosi pescaresi siano i più cattivi d'Italia, cioè non lo so. Ma poi a quel punto non ha più neanche motivo di esistere la famosa testa del tifoso, perché Sì, uno sì. spende i soldi e fa tante cose per amore della propria squadra e poi magari fa anche la testa del tifoso e poi non può andare. E allora che la facciamo a fare? Allora non la facciamo per niente e evitiamo tutte le trasferte. Ma ripeto,
io non sto, non sto dicendo che la partita magari possa essere anche pericolosa per ordine pubblico, tutto quello che volete. Però cioè, sembra che il Pescara sia insomma, gli hooligans di 20 anni fa in Inghilterra, cioè, non lo so. Poi alla fine sempre qua succede qualcosa con gli altri tifosi che vengono, quindi ho grande rispetto di chi lavora per non creare caos come la polizia o quant'altro, che io capisco perfettamente, a volte pagano anche di persona queste cose. Non capisco sinceramente perché, ripeto, in questo campionato 3-4 volte è già la terza volta che capita solo al Pescara. Non mi sembra insomma che sia la tifoseria più calda quella di Pescara, cioè in termini di violenza. Poi non so, magari mi sbaglio, non lo so, però dispiace perché poi uno ci mette tanto a creare entusiasmo attorno a una squadra ed è facilmente poi spento da queste cose. Loro devono vincere, quindi penso che facciano una partita per vincere. Poi ovviamente la vittoria si può raggiungere in tanti modi, non credo che vadano all'arrembaggio, faranno una partita accorta, attenta, cercando di colpire magari in contropiede, o magari no. Io insomma il mister Merichini non lo conosco, quindi non posso esprimere un giudizio. So per esperienza di calcio che in queste situazioni cercheranno di sfruttare un attimino il fattore campo, il fattore tifo iniziale, perché sicuramente la tifoseria sarà col cambio allenatore dalla loro parte, cercherà di sostenere, quindi sfrutteranno questo momento iniziale quantomeno. Però io credo che per la Salernitana sia importante non perdere.